Bene, buongiorno a tutti. Anche oggi ci vediamo in questo seminario che riguarda, che appunto, come ha anticipato Francesco, riguarda un ciclo legato alla semplificazione, alla legge di semplificazione con particolare riferimento alla norma su degli appalti, del codice degli appalti. Oggi ci occuperemo sostanzialmente delle modifiche del RUP, quindi di tutte le modifiche, le introduzioni che sono state fatte sull'attività del RUP e sulle funzioni e responsabilità del RUP in modalità, diciamo, temporanea, quindi quelle che hanno una validità contingentata e legata sostanzialmente all'emergenza sanitaria, e quelle che invece sono praticamente state introdotte come modifiche di carattere permanente al codice degli appalti per quanto concerne l'attività del RUP. Dunque, per quanto riguarda il... scusate, ma sono un problema. Gli argomenti che andremo a vedere oggi, come vedete dall'introduzione, sono una definizione di quelle che sono praticamente le funzionalità del RUP, quali sono i riferimenti normativi, diciamo, che riguardano l'attività e le competenze del RUP, quindi il decreto legislativo e anche le indicazioni che sono contenute nelle linee guida dell'ANAC. Tutte le modifiche, quindi andremo a vedere le modifiche, come vi anticipavo, fatte per quanto riguarda il RUP, le responsabilità, le sanzioni, la trasparenza, e poi ho fatto nella parte finale, ci sarà comunque una serie di, verranno riassunte quelle che sono le procedure di competenza del RUP e sono allegati alcuni modelli più significativi per quanto concerne i provvedimenti che sono in capo al RUP. Allora, il decreto semplificazione, voi sapete che ha l'obiettivo principale di modificare, praticamente di apportare delle modifiche diciamo, alla legislazione dello Stato in materia di appalti, in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di ambiente e green economy. Questi sono praticamente gli argomenti, i macro argomenti per i quali è stata fatta questo decreto di semplificazione, poi convertito con la legge 120-2020. Il RUP è una figura molto importante negli appalti e nelle concessioni. Allora, quali sono le caratteristiche e le competenze del RUP? Il RUP è diciamo, la funzione, il responsabile unico del procedimento, è quella persona che si occupa sostanzialmente di gestire tutta l'intera esecuzione del contratto, quindi che si tratti di lavori, che si tratti sostanzialmente di servizi e forniture, ma che si tratti anche di concessioni. In capo al RUP, quali sono le funzioni in capo al RUP? Allora, il RUP si occupa della programmazione, si occupa eventualmente della progettazione o anche comunque della validazione, della verifica dei progetti che vengono fatti esternamente, si occupa di tutte le procedure di gara, di affidamento ed è anche colui che ha il compito sostanzialmente di vigilare sull'esecuzione del contratto. L'articolo 31 del decreto legislativo 50-2016 è quello che stabilisce sostanzialmente tutte le funzioni del responsabile del procedimento. Quindi, come vedrete oggi, il webinar è impostato partendo da quelle che sono diciamo, le funzioni e i ruoli che vengono stabiliti all'interno del decreto legislativo 50-2016 e delle linee guida ANAC, quali sono le caratteristiche, le competenze che vengono in capo al RUP, che vengono analizzate nell'ambito di questa videoconferenza. Allora, abbiamo detto che il RUP si occupa di gestire l'intera esecuzione del contratto. Quindi, qual è la prima fase per cui il RUP viene chiamato in causa? Cioè, nel momento in cui sostanzialmente si decide
l'esecuzione di un contratto o comunque anche solo nella prima fase della programmazione della pubblica amministrazione, ecco che deve essere individuato il RUP, perché il RUP è quello che si occupa appunto di procedere poi alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione, quindi le funzioni che abbiamo visto prima. Qual è la prima, nel momento in cui viene individuato il RUP, qual è il primo, diciamo, atto che deve fare il RUP? Il RUP dovrebbe essere quello che formula le proposte e, alla pubblica amministrazione o comunque all'ente di cui fa parte per formare quelli che sono la programmazione annuale e triennale per quanto riguarda i lavori pubblici e anche per quanto riguarda la programmazione biennale dei servizi e delle forniture. Il RUP, quindi, una volta che si è occupato della programmazione, voi sapete che la programmazione che è in capo al RUP sostanzialmente viene fatta, viene fatta caricando quella che è la programmazione sul sito del codice dei contratti pubblici. Poi, se cura comunque fatta la programmazione, gestisce quella che è tutta la fase di progettazione che riguarda sostanzialmente la fase di progettazione che nello specifico, se la progettazione è esterna, si occupa della verifica e della validazione del progetto. Si occupa della gestione di tutta la procedura di gara, quindi dall'avvio del procedimento, quindi fino all'affidamento, alla stipulazione del contratto e ultimate, diciamo, queste procedure di gara, quindi la gestione della gara è arrivato al contratto, verifica e vigila su quelle che sono praticamente sull'esecuzione, tenendo conto delle prescrizioni che sono previste nel contratto. Sia di servizi e forniture, lavori che per quanto riguarda i contratti di concessione. Per quanto concerne diciamo, le caratteristiche, comunque per quanto concerne le funzioni del RUP, importante e molto importante è che il RUP che si occupa delle procedure o comunque di incarichi di progettazione o comunque di opere che prevedono, diciamo, funzioni tecniche deve avere comunque la professionalità adeguata per il tipo di contratto che deve sottoscrivere o comunque che deve gestire. Il RUP, importantissimo, deve essere comunque, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, deve essere un dipendente di ruolo della pubblica amministrazione. Quindi queste sono, diciamo, le norme che sono state, che diciamo, hanno, con il codice degli appalti, quindi l'articolo 31 è quello che con il codice degli appalti ha, sostanzialmente definito quelle che sono tutte le competenze e le funzioni del RUP. Il RUP c'è ancora un particolare importante per quanto riguarda le centrali di committenza. Allora, le centrali di committenza, che possono essere sostanzialmente costituite da associazioni consortili, quindi che sono delle aggregazioni, di fatto non hanno una struttura organizzativa con propri responsabili del procedimento al loro interno. Quindi vi dico questo per esperienza personale, perché essendo responsabile di una centrale di committenza, che è un'associazione consortile di piccoli comuni, comunque piccoli medi comuni, che cosa succede non avendo una struttura organizzativa propria della centrale di committenza? Che le funzioni praticamente del RUP vengono mantenute sostanzialmente in capo al RUP del singolo comune. Che cosa succede? Succede che il RUP, quando si tratta di procedure che devono essere gestite dalla centrale di committenza, ottiene praticamente una doppia abilitazione. Quindi avrà un'abilitazione come RUP della centrale di committenza e un'abilitazione per il RUP come stazione appaltante del comune di appartenenza. Tenete conto che siccome la centrale di committenza, quasi sempre quando si tratta di associazioni consortili, comunque si occupa solo della procedura di affidamento,
Quindi il RUP dell'azione, diciamo, della centrale di committenza, che è anche il RUP sostanzialmente del comune di riferimento, utilizza per la richiesta del CIG per la fase di gara le credenziali che ha ottenuto come RUP della centrale di committenza e terminate quelle che sono le procedure di gara. Quando l'opera, diciamo, l'affidamento torna al comune di appartenenza o per cui è stata svolta la procedura di gara, ci sarà una migrazione dal RUP, diciamo, della centrale di committenza al RUP della stazione appaltante del comune di riferimento. In questo caso, poi tutta la gestione, diciamo, della procedura conseguente all'affidamento, quindi il monitoraggio, l'osservatorio e dei contratti pubblici, insomma, e tutte le funzioni che possono essere, diciamo, connesse poi all'esecuzione del contratto, torneranno in capo al RUP della stazione appaltante del singolo comune. Le linee guida 3, che sono state praticamente emesse nel 2016 e aggiornate nel 2017, definiscono un po' più nel dettaglio, sono un aiuto per i singoli, diciamo, comuni all'individuazione a definire quelle che sono le caratteristiche per la nomina del responsabile unico del procedimento. Allora, qual è il criterio principale per cui viene nominato un RUP? Quindi le stazioni appaltanti devono individuare un RUP che deve essere un dipendente di ruolo della stazione appaltante e deve essere nominato secondo i propri ordinamenti interni, ma anche nel rispetto del criterio di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Quindi questi sono i criteri principali per i quali, diciamo, deve essere individuato un RUP. Come vi dicevo, appunto, devono essere dei dipendenti di ruolo che devono essere teoricamente inquadrati come dirigenti o dipendenti dell'unità organizzativa per il quale viene sostanzialmente emesso o viene programmato, viene gestita una commessa pubblica. In caso di carenza dell'organico, di quella struttura organizzativa, di quel settore, di quell'ente, possono essere comunque individuati sempre dipendenti dello stesso comune, dipendenti di ruolo della stessa amministrazione, magari che non hanno le competenze, diciamo, tecniche o le competenze adeguate. Quindi l'importante è che il RUP venga individuato sostanzialmente all'interno della stazione appaltante. Poi il RUP, quindi con dipendente di ruolo, il RUP potrà avvalersi, qualora non abbia i requisiti sostanzialmente richiesti, le caratteristiche per la commessa che deve gestire, potrà avvalersi di attività di supporto esterna. Quindi è possibile nominare un'attività di supporto, ma il RUP deve essere comunque nominato all'interno della stazione appaltante. Quali sono i compiti? Anche qua le linee guida danno una definizione di quelli che sono i compiti. Quindi nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, quando è già nominato, tenete conto che, insomma, solitamente le pubbliche amministrazioni individuano qual è il RUP all'interno della struttura organizzativa. Quindi, o vi è un provvedimento a monte di carattere generale, o viene nella fase, diciamo, al momento di programmazione a livello, diciamo, dell'ente, viene comunque nominato con un provvedimento del sindaco, del responsabile del servizio, questo RUP connesso a questa particolare procedura, se non viene individuato genericamente per tutta l'attività che viene fatta per quell'ufficio. E uno dei primi aspetti che anticipano, diciamo, la fase di programmazione, quindi con tutti gli adempimenti che si diceva sostanzialmente prima di caricamento e predisposizione delle schede di programmazione e quant'altro, si occupa di fare la stima, diciamo, dell'intervento, della fornitura che deve essere fatta e quindi il cosiddetto quadro esigenziale previsto dal codice dei contratti.
Nella fase di programmazione il RUP fornisce tutte le informazioni utili per l'inserimento di quelli che sono gli atti programmatori di una stazione appaltante, di un ente. Nella fase di affidamento il RUP si occupa di gestire tutta la procedura di gara, quindi dalla parte di avvio delle procedure, individuazione dei potenziali operatori da invitare diciamo, nella procedura di gara, alla verifica della documentazione amministrativa ed eventualmente, se c'è la necessità poi di verificare la congruità dell'offerta, deve essere sostanzialmente, questo è un altro dei compiti che spettano al RUP, nel caso in cui ci sia anche l'offerta economicamente più vantaggiosa, se la verifica della congruità è sempre comunque in capo al responsabile unico del procedimento. Nella fase di esecuzione, sostanzialmente, il RUP, diciamo, è colui che coordina e vigila sull'attività, sull'esecuzione della commessa, del contratto, avvalendosi del supporto del direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, coordinatore della sicurezza, eccetera, che sono le figure che sono praticamente previste all'interno della commessa. Di un'eventuale commessa o comunque di un contratto pubblico. Per quanto riguarda invece, adesso entreremo nel dettaglio di quelle che sono sostanzialmente le modifiche apportate dalla normativa sulla semplificazione, quindi il decreto legislativo 76, poi convertito diciamo dalla legge 120. Allora, l'articolo 2 al comma 1 prevede quali sono le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici. Allora, partiamo dal presupposto che la norma della semplificazione diciamo, è stata introdotta per favorire quella che è la cosiddetta ripresa diciamo, dell'economia dell'Italia conseguentemente all'emergenza sanitaria. Quindi tutta la norma della semplificazione ha cercato, diciamo, di introdurre per una parte delle modifiche che sono di carattere contingentato, per una parte di carattere permanente, ma al fine di accelerare quella che è la procedura di affidamento e di esecuzione delle commesse pubbliche. Quindi l'articolo 2 sostanzialmente riguarda le modifiche che sono state fatte relativamente all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia. Quindi responsabilizza il ruolo del RUP e il mancato rispetto dei termini che sono previsti per l'esecuzione, per l'avvio, diciamo, la stipulazione del contratto tardivo della commessa diciamo, configurano delle responsabilità di carattere erariale in capo al RUP. Quindi il mancato rispetto delle tempistiche che sono state ridotte e che sono state, diciamo, contingentate all'interno di questa modifica possono essere valutati se non c'è, diciamo, non c'è il rispetto di questa normativa dal punto di vista erariale nei confronti del responsabile unico del procedimento. Altra modifica è quella che è stata fatta sostanzialmente all'articolo 2, che riguarda, scusate, all'articolo 2, al comma 5, che riguarda la procedura di appalto le procedure di appalto per quanto riguarda la fase, diciamo, di verifica e validazione dei progetti. Voi sapete che ci sono comunque previste dalla normativa dei limiti in capo al RUP per la validazione e la verifica sostanzialmente dei progetti. Quindi ci sono sia per il RUP in materia di lavori pubblici che per quanto riguarda il RUP in materia di servizi e forniture. Tenete conto che comunque diciamo, queste fasi di verifica e validazione dei progetti sono necessarie per l'approvazione, diciamo, di tutte delle fasi progettuali o comunque dei capitolati speciali di appalto e hanno dei limiti per quali può essere fatta questa verifica e validazione da parte del RUP. Dei limiti economici sia per quanto riguarda i lavori e le forniture che
per quanto riguarda diciamo, gli appalti di servizi, tenendo conto che qualora non ci sia diciamo, adeguata professionalità e caratteristiche all'interno dell'ente, sostanzialmente, che possono essere acquisite sia con il titolo di studio che con, diciamo, l'esperienza di servizio, possono essere assegnate queste procedure di verifica e di validazione. A studi, diciamo, a studi esterni, quindi in funzione dei limiti previsti dalla normativa, che sono per quanto riguarda 1 milione di euro per quanto riguarda i lavori e adesso mi ricordo mi pare che sia 500 mila euro per quanto riguarda i servizi, devono essere fatti da, se non ci sono all'interno delle adeguate professionalità e comunque una struttura che possa procedere alla validazione, devono essere fatti esternamente. Quindi questa, diciamo, deroga è stata fatta anche per consentire un'accelerazione su quelle che sono queste fasi di validazione e verifica. Infine, ci sono sempre l'articolo 2, ma il comma 6 praticamente è stata definita, sempre per gli appalti sopra soglia, una procedura, diciamo, per incentivare sempre gli investimenti pubblici in merito alla pubblicazione degli atti. E quindi sono state fatte delle deroghe che poi vedremo nel dettaglio comunque per la pubblicazione degli atti di gara, quindi insomma, ci sono alcune procedure di gara per certi importi che possono essere derogate, quindi fino a 40 mila euro, ma lo vedremo meglio nel dettaglio un po' più avanti, possono essere sostanzialmente evitate, tenendo conto, vi ricordo sempre, che comunque ci sono gli adempimenti dell'articolo 29 del codice degli appalti, che comunque definisce quali sono diciamo, le fasi di pubblicazione in sede diciamo, di procedura di gara. Poi abbiamo praticamente, ecco, io ho cercato di farmi uno schema di quelle che sono le validità della normativa che sono state, diciamo, apportate dalla norma della semplificazione per quanto riguarda il RUP. Allora, abbiamo che per quanto concerne la responsabilità del RUP, del rispetto dei termini, diciamo, che sono previsti sia all'articolo 1,1 che all'articolo 2,1 della legge della normativa di semplificazione, sono applicabili di natura temporanea e sono applicabili solo per tutte le procedure, quindi tutte le commesse che vengono avviate entro il 31/12/2021. Mentre cioè la responsabilità del RUP per la tardiva sottoscrizione del contratto è stata una modifica che è stata fatta all'articolo 32 ed è una modifica di carattere permanente, quindi ed è prevista all'articolo 4,1 del decreto semplificazione. Poi abbiamo, ecco, nel dettaglio quella che è, diciamo, la responsabilità erariale del RUP. Allora, questa responsabilità erariale del RUP è stata introdotta all'articolo 21, diciamo, della normativa di semplificazione. E quindi che consegue, ne consegue infatti con l'applicazione dell'articolo 21 che la definizione certa di quelli che sono sostanzialmente i termini che il RUP deve rispettare nel procedimento di affidamento o comunque nel procedimento di stipula del contratto, relativo ad una commessa, questo mancato rispetto dei termini possono essere valutati dal punto di vista della responsabilità come danno erariale in capo sostanzialmente al responsabile unico del procedimento. Quali sono, diciamo, quali sono le caratteristiche per essere, diciamo, sanzionati dal punto di vista, diciamo, erariale per quanto riguarda il RUP? Sono il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, la mancata e tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio della esecuzione. In merito alla responsabilità di danno erariale, e quindi appunto è stata
stata introdotta appunto dall'articolo 21 ed è questa praticamente è la norma la norma di riferimento, diciamo, dal punto di vista per l'applicazione, diciamo, del danno erariale è quella prevista praticamente alla legge 2094, che è una norma che riguarda la norma della Corte dei Conti a livello di applicazione sulla pubblica amministrazione. Altra questione importante, mentre rispetto al codice di procedura penale, perché naturalmente la responsabilità erariale è diciamo, importante, ma bisogna anche tener conto che in merito al codice penale il dolo riguarda sostanzialmente due diciamo, caratteristiche, quindi due componenti che riguardano il dolo, la cosiddetta previsione, quindi qua c'è dolo quando c'è previsione, quindi la pianificazione dell'azione di omissione o volta a creare l'evento dannoso, e la volontà consapevole del funzionario, diciamo, di realizzare un comportamento dannoso e pericoloso. Quindi questo discorso dell'applicazione per quanto riguarda le responsabilità di carattere, diciamo, carattere erariale è una responsabilità limitata nel tempo ed è applicata a tutte le commesse che vengono sostanzialmente introdotte. Che vengono eseguite dal 17, diciamo, di luglio del 2020 fino al 31-12 del 2021 ed è limitata solo ai casi in cui comunque, cioè nel senso che viene applicata solo se non vi è il dolo comunque dovuto alla cattiva condotta da parte diciamo, del CUP. Quindi, c'è comunque una limitazione di responsabilità con, diciamo, in capo al RUP, con l'introduzione dell'inciso che riguarda la prova del dolo, che comunque la prova del dolo richiede comunque la dimostrazione della volontà, diciamo, dell'agente di condurre un evento dannoso. Quindi la volontà dell'evento dannoso in senso, diciamo, penalistico deve essere dimostrata ai fini della responsabilità sostanzialmente erariale con la dimostrazione del dolo e il disinnescamento della colpa grave. Quindi, per riassumere, la condotta, la sanzione in capo al RUP, quindi il RUP sarà punibile solo se la sua azione è una, come dire, abbia voluto causare un danno erariale alla pubblica amministrazione, mentre se, quindi se abbia voluto causare abbia voluto causare un danno erariale alla pubblica amministrazione, ma non nel caso di omissione, quindi dimostrabile, cioè deve essere dimostrato sia il dolo che praticamente il danno erariale. Per quanto riguarda invece sempre le modifiche che sono state introdotte dal decreto semplificazione e che sono importanti perché comunque anche questo tipo di procedura è in capo al RUP, è eventualmente l'esclusione per risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore economico. Allora, se l'operatore economico è stato la causa per cui non si è potuto dare seguito alla commessa per negligenza, per un fatto doloso, gravemente colposo dell'affidatario, in questo caso si procede il RUP in questo caso procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore economico. Quindi questo è uno degli aspetti che è comunque stato introdotto anche dal decreto semplificazione. Se la commessa deve essere sostanzialmente realizzata o il lavoro deve essere fatto in modo accelerato, in tempi che vi ho spiegato che questa era comunque diciamo, la definizione
diciamo, la volontà di questa norma di semplificazione, quindi di aumentare, accelerare quella che è l'esecuzione della commessa, a questo punto anche sia l'attività del RUP è sanzionata ed ha una responsabilità di carattere, diciamo, erariale nel caso in cui non ha, per sua volontà o comunque dimostrata, abbia commesso un ritardo diciamo, sull'affidamento, ma lo stesso vale se c'è un comportamento dell'operatore economico che ha cercato di, come dire, di sospendere i termini, quindi di portare, tra virgolette, alle lunghe l'esecuzione di questo contratto. Le sanzioni in capo al RUP. Allora, questa norma di semplificazione, abbiamo detto, riguarda le responsabilità, modifica le responsabilità e applica anche delle sanzioni a carico del RUP. Le sanzioni sono stabilite praticamente all'articolo 1 diciamo, del decreto convertito in legge con 120 e all'articolo 2 perché riguardano le sanzioni per il soprassoglia. Quindi le sanzioni che vengono applicate al RUP sono quelle sostanzialmente per il mancato rispetto dei termini previsti agli articoli 1 e 2, quindi l'avvio mancato dei termini per l'avvio delle procedure, l'avvio dell'esecuzione e la mancata stipulazione del contratto. E queste vengono sostanzialmente applicate fino al 31-12-2021. Mentre la responsabilità tardiva per la sottoscrizione del contratto è quella norma che è stata modificata con validità temporanea permanente relativamente al comma 8 dell'articolo 32 del codice degli appalti. Ed in particolare adesso vedrete che sostanzialmente il comma 8, diciamo, al primo capoverso ha previsto sostanzialmente che la concessione, il contratto di appalto, e questa è la modifica permanente, deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, quindi divenuta efficacia l'aggiudicazione, nei successivi 60 giorni deve essere sottoscritto il contratto. Quindi sappiate che questa è cioè una delle modifiche della legge semplificazione di carattere permanente, che implica poi le sanzioni e la responsabilità di carattere, diciamo, erariale, per quanto riguarda il responsabile unico del procedimento. Quindi la questione che vi dicevo sostanzialmente, quindi con questa norma di semplificazione, si dà mandato e si chiede comunque al RUP di rispettare tutta una serie di tempistiche e di procedure accelerate, poi voi sapete che sono stati anche modificati quelli che sono gli importi per gli affidamenti diretti e gli affidamenti a procedura negoziata, per cui in modo da consentire di accelerare il più possibile le procedure di appalto per gestire questa ripresa conseguentemente all'emergenza sanitaria. Quindi, se il RUP si è comportato correttamente, ha rispettato diciamo, tutte le tempistiche, non è stato inerte nella gestione, diciamo, o tardivo nella gestione delle procedure, può essere chiamato a rispondere di danno erariale solo se ha agito per dolo e non per colpa grave. Quindi facciamo ipotesi che sono state fatte tutte le procedure da parte del RUP, sono state rispettate tutte le tempistiche e quant'altro, se c'è stato un errore materiale, se c'è stato, non c'è stata colpa grave, comunque non c'è stato dolo, non verrà, diciamo, né sanzionato e non ci sarà responsabilità nei suoi confronti. Un altro aspetto importante che è stato introdotto diciamo, dalla norma sulla semplificazione è quello del richiamo al principio della trasparenza, cioè tutta il sistema degli appalti prevede, voi sapete che l'articolo 29 comunque prevede quelli che sono gli adempimenti per le procedure di appalto da tenere durante, diciamo, previste da tenere durante l'esecuzione l'affidamento di un contratto. Quindi anche su questa materia si è espresso sostanzialmente il decreto semplificazione. Abbiamo visto che appunto gli elementi erano, che sono stati trattati, abbiamo visto all'inizio che sono appunto quello della trasparenza, sono la digitalizzazione, la green economy, questi sono gli aspetti. Quindi la trasparenza è un altro degli elementi per i quali sono state introdotte delle deroghe,
e comunque delle, dice, semplificazioni. Quindi l'articolo 1 ha introdotto sostanzialmente delle modifiche per i contratti sotto soglia e quindi poi lo vedremo nel dettaglio perché anche qui io ho fatto un prospetto, diciamo, riepilogativo di quelle che sono gli affidamenti sostanzialmente gli adempimenti, scusate, della trasparenza per gli affidamenti fino a 40.000 euro. E poi l'articolo, e quindi vedete che nell'affidamento diretto, quindi fino a 40.000 euro, non c'è la pubblicizzazione dei risultati dell'appalto. Però tenete conto che da 40 e 75.000 euro per i servizi diciamo, e le forniture e fino a 150.000 valgono comunque sempre gli adempimenti previsti dall'articolo 29, quindi la comunicazione ai partecipanti e anche al di sotto dei 40.000 euro. Non dimentichiamoci che la pubblicazione della determina di affidamento per l'amministrazione trasparente va comunque pubblicata, quindi fino a 40.000 euro si può non dare conto dei risultati dell'affidamento con la pubblicità, però oltre i 40.000 euro e comunque fino a tutte, diciamo, la soglia dei 75 e dei 150 che sono, diciamo, i lavori, per cui c'è una deroga, che è stata introdotta la deroga dell'affidamento diretto, ci sono comunque gli adempimenti dell'articolo 29 del codice degli appalti, quindi della comunicazione agli offerenti, i motivi di esclusione, se sono stati esclusi, gli affidamenti e quant'altro. Quindi è vero che sono state fatte delle deroghe, comunque ci sono sempre degli adempimenti che comunque sono rimasti invariati dal punto di vista dell'amministrazione, in parte dall'amministrazione trasparente e in parte per l'applicazione dell'articolo 29. Per le procedure negoziate, anche qua bisogna dare comunque il riferimento normativo e l'articolo 1 del, diciamo, comma 2 del decreto 76 convertito in legge, che deve essere data praticamente avviso dell'avvio della procedura negoziata e c'è l'obbligo di pubblicazione praticamente sul sito della stazione appaltante. Naturalmente anche qua gli adempimenti dell'amministrazione trasparente devono essere comunque rispettati, come sempre l'articolo 29. E infine abbiamo praticamente le modifiche che sono state fatte al comma 6, diciamo, dell'articolo 2 che riguarda gli adempimenti di trasparenza per gli appalti sopra soglia. Quindi in questo caso prevede che gli atti adottati dalle stazioni appaltante siano comunque sempre pubblicati sui siti istituzionali nella sezione amministrazione trasparente. In più, comunque, ci sono tutti gli adempimenti che sono, come vi dicevo già anche prima, diciamo, previsti dall'articolo 29. Quindi, ricapitolando, abbiamo che fino a 40.000 euro non siamo tenuti alla pubblicazione degli affidamenti e delle procedure di gara. E naturalmente su quella parte lì io vi ho detto, però ci sono gli adempimenti degli atti amministrativi, perché gli atti che vengono fatti comunque per la trasparenza amministrativa devono essere pubblicati, quindi quelli non sono fatti saldi, vanno comunque pubblicati per la trasparenza. Da 40 a 75 per i servizi e a 150 per i lavori, deve essere fatta la pubblicazione dell'avvio delle procedure per la procedura negoziata, quello che viene fatto, e diretto, perché comunque può essere fatto anche per gli importi. Comunque non dimenticatevi che per questi importi vale comunque sempre l'articolo 29 del decreto legislativo ai concorrenti, ammissione, esclusione, aggiudicazione di gara e quant'altro. Per quanto riguarda il sopra soglia, invece, devono essere pubblicati su tutti gli siti, diciamo, sui siti istituzionali dell'amministrazione trasparente, diciamo, l'avvio di procedura di gara, però allo stesso tempo devono essere comunque rispettati gli adempimenti dell'articolo 29.
Infine, ecco, io vi ho fatto anche un riepilogo di quelli che sono i termini delle procedure. Quindi, per la presentazione, diciamo, delle offerte, nelle procedure aperte, nella procedura ordinaria sono 18 giorni, sotto soglia, nella ordinaria sono sostanzialmente, 35 giorni per il soprassoglia, con la semplificazione sono 15 giorni. Ed è il riferimento del codice, quindi dell'articolo 60,3. Per la presentazione delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette sono 15 giorni per il sottosoglia, 30 per il soprassoglia e con il decreto semplificazione sono state ridotte a 15 e l'articolo di riferimento del codice è il 61,6. Per la presentazione delle offerte, partecipazione nelle procedure ristrette sono 15 giorni per il sottosoglia, 30 giorni per il soprassoglia, il decreto, la modifica del decreto è 10 giorni e l'articolo di riferimento del codice dei contratti è il 61,6. Per quanto riguarda la presentazione della domanda di partecipazione per le procedure competitive con negoziazione, allora sottosoglia 15 giorni, 30 giorni nella procedura ordinaria e con il decreto semplificazione sono state ridotte a 15 e gli articoli di riferimento sono il 61,6 e il 62,5. Per la presentazione delle offerte nelle procedure competitive con negoziazione abbiamo 15 giorni. Per quanto riguarda la procedura ordinaria, sottosoglia, 30 giorni per la soprassoglia, sono state ridotte praticamente a 10 e sono 61,6 e 62,5 gli articoli del codice di riferimento. L'aumento dei termini in caso di indisponibilità della documentazione in formato elettronico erano 5,5 per sotto e soprassoglia. È stato ridotto, non ci sono termini per questo, non c'è stato un aumento di termini, quindi è rimasto invariato e sono 74,2 l'articolo di riferimento. Infine, il termine per il rilascio di ulteriori informazioni e chiarimenti erano previsti dalla procedura ordinaria sotto soglia 6 e sopra soglia 6. Per la procedura del decreto semplificazione sono 4 e sono le norme previste all'articolo 74,4 del codice. La conclusione del procedimento per le gare con offerte scadute entro febbraio 2020 devono essere concluse tutte ed esclusivamente tutte entro il 31 dicembre 2020. Questo è un riepilogo delle tempistiche per quanto riguarda le procedure di gara. Poi vi ho fatto anche un riepilogo su quella che è, perché credo che siano questioni che possono essere utili al RUP, sono quelle riferite alla modifica del calcolo della soglia di anomalia. Quindi con la legge 120 di conversione al decreto 76, tra l'altro. C'è stata anche una modifica perché il decreto 76 diceva una cosa e la legge di conversione poi ha leggermente modificato, quindi c'è stata poi in serie di conversione una modifica. Però nel caso in cui si proceda con il criterio del prezzo più basso, l'esclusione dell'offerta anomala avviene con le seguenti modalità. Quindi se andiamo da 1 a 4 offerte, non si fa il calcolo dell'anomalia, non c'è l'esclusione automatica e il riferimento normativo è l'articolo 97,3 bis. Da 5 a 9 si calcola la soglia di anomalia, c'è l'esclusione automatica e la norma di riferimento è l'articolo 97,2 bis e 3 bis. Il numero di offerte tra 10 e 14 si calcola la soglia di anomalia e si calcola l'esclusione automatica ai sensi dell'articolo 87,2 bis. Oltre 15 praticamente si calcola sia la soglia di anomalia, l'esclusione automatica e l'articolo 97 di riferimento, l'articolo 97,2. Per quanto riguarda ecco, ho pensato di farvi anche un sunto su quello che
può essere il percorso di affidamento diretto puro che sia. Allora, quindi, perché voi sapete che con la norma della semplificazione sono cambiati gli importi per cui si può procedere all'affidamento diretto oppure, oppure come è stato definito. Quindi abbiamo che l'affidamento diretto per i beni di servizio può essere fatto entro il valore di 75.000 euro, per i lavori entro il valore di 150.000 euro. Questi valori, io vi dico, importante è anche poi fare una riflessione su quelli che sono i propri regolamenti interni, perché è vero che questa è una norma sovraordinata e si applica a priori, però tenete conto che quasi tutte le stazioni appaltanti avevano un cosiddetto regolamento di servizi e forniture in economia che stabiliva quali erano le procedure da fare. Quindi vi suggerisco comunque di andare a vedere quelli che sono i vostri regolamenti per capire quali sono le procedure che sono state definite praticamente per gli affidamenti, diciamo, sotto soglia, quindi gli affidamenti che fino ad ora erano 40.000 euro e quindi gli affidamenti in economia, quindi per fare le indagini di mercato, di quello che sono gli importi per l'affidamento diretto e quant'altro, fate comunque una riflessione e verificate quali sono i vostri regolamenti di riferimento, tenendo conto che si potrebbe anche, comunque, se ci sono dei regolamenti che sono in assoluto contrasto con quello che è, diciamo, questa norma di semplificazione, un suggerimento potrebbe essere quello di dire: guardate che potreste sospendere l'applicazione di questo regolamento con un provvedimento dell'amministrazione, pertanto dell'ente di riferimento, per la validità di norma semplificativa di carattere temporaneo relativamente alla gestione dell'emergenza sanitaria. Quindi l'affidamento affidamento diretto puro deve essere una determina di affidamento. Nella norma viene definita determina contraria. Allora, solitamente quando si fanno gli affidamenti diretti non si fa una determina contraria, si fa l'indagine di mercato, si fa comunque una verifica del prodotto che si vuole acquisire e poi si individua con un atto di affidamento praticamente diciamo, la commessa, l'assegnazione della fornitura, l'assegnazione del servizio. Quindi di fatto nei regolamenti propri dell'ente non vi è una determina a contrarre quando si fa un affidamento diretto, ma vi è una determina di affidamento, un buono di ordine, dipende anche dagli importi. Quali sono gli elementi, diciamo, compositivi dell'atto di affidamento che sono stati introdotti comunque anche dalla norma della semplificazione? Vabbè, il riferimento normativo, poi vedrete nel dettaglio, io vi ho allegato un facsimile di determina di affidamento diretto e quindi sono stati già un pochettino riassunti tutti quelli che sono i riferimenti normativi e le disposizioni che devono essere contenute. L'esplicazione del percorso per l'individuazione dell'operatore economico e che quindi questa è l'indagine di mercato, quindi l'acquisizione dei preventivi, le valutazioni dei preventivi, cioè tutto il percorso che è stato fatto per arrivare all'affidamento diretto deve essere, diciamo, esplicato all'interno del provvedimento di affidamento. L'indicazione della modalità di procedura con particolare riferimento alle procedure telematiche. Ecco, l'utilizzo di procedure telematiche. Allora, ricordatevi sempre che la norma, diciamo, la norma di carattere finanziario che ha introdotto l'utilizzo, diciamo, degli strumenti elettronici, delle piattaforme del mercato elettronico, sono comunque degli strumenti che sono già in obbligo dall'utilizzo, diciamo, delle amministrazioni pubbliche. Quindi non è che diciamo, va indicato e comunque una delle finalità di questa legge della semplificazione è comunque di utilizzare degli strumenti
digitali per l'affidamento, quindi praticamente l'utilizzo di procedure telematiche per l'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori e la precisazione dei profili contabili relativi dei profili contabili e eventuali deroghe inerenti la rotazione, se si intende procedere con una deroga che deve essere motivata per evitare la rotazione degli incarichi, la procedura negoziata con confronto comparativo, quindi la cosiddetta procedura prevista dall'articolo 63 sostanzialmente, quindi questa si compone sostanzialmente di tre fasi, che è la prima fase che è la fase di individuazione degli operatori economici, quindi indagine di mercato, manifestazione di interesse o estrazione dall'albo fornitore. La determina, diciamo, a contrarre, che però la determina contrarre è conseguente alla fase 1 e deve essere comunque completa delle motivazioni per cui è stato utilizzato questo particolare percorso per avviare la procedura, quindi deve dare corso all'interno, diciamo, uno degli elementi all'interno della determina a contrarre e fare, diciamo, la ricognizione del percorso per cui ci ha portati all'individuazione sostanzialmente degli operatori da invitare e poi c'è la procedura di gara vera e propria che è la lettera di invito, la ricezione delle offerte, la valutazione delle offerte, l'eventuale verifica dell'offerta dell'anomalia se è dovuta, la determina di aggiudicazione e tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza. Queste sono un po' le frasi, diciamo, le procedure riassunte. Poi abbiamo sostanzialmente, ecco, io vi ho allegato anche quella che può essere la modulistica, diciamo, necessaria per arrivare diciamo, per arrivare alla manifestazione di interesse e a fare sostanzialmente le procedure di gara, quindi le determine, gli avvisi di aggiudicazione. Quindi abbiamo. Ho ipotizzato, vi ho allegato un facsimile di quello che è l'avviso che deve essere prodotto per la manifestazione di interesse. Naturalmente la manifestazione di interesse deve essere sostanzialmente eseguita qualora non abbiate un albo fornitori, quando non vi avvalete magari dei fornitori presenti sulle piattaforme telematiche, del mercato elettronico, voi sostanzialmente delle altre piattaforme che ci possono essere. Regionale, quindi questo è un po' l'aspetto, diciamo, che viene fatto qualora non si abbiano degli elementi propri della stazione appaltante. Quindi deve essere, adesso io vi ho fatto genericamente indicando sia la possibilità dei lavori, dei servizi, perché a parte la descrizione del lavoro, del servizio, della fornitura, comunque poi diciamo che le modalità di affidamento, i soggetti che possono farle parte, i termini, eccetera, sono comunque elementi che sono, diciamo, propri sia che si tratti di servizi fornitura che si tratti di lavori. Questa è sempre l'avviso di. Poi abbiamo diciamo, come dire, la determina di affidamento diretto. Ecco, come vedete, ho cercato di riassumervi quelli che sono i riferimenti che devono essere introdotti. Abbiamo visto prima quali sono gli elementi necessari che devono essere inseriti all'interno del provvedimento di affidamento diretto. Quindi troverete i riferimenti normativi e quelli che sono gli elementi che sono essenzialmente da indicare, quindi qual è stata fatta la procedura, se è stata fatta una manifestazione di interesse, se sono stati acquisiti dei preventivi, insomma, queste sono un po' le indicazioni di massima che devono essere introdotte all'interno della determina di affidamento. Ecco, naturalmente nella determina di affidamento tenete conto che bisogna comunque prevedere la verifica dal punto di vista contabile, nel senso che deve essere comunque
indicata che sono state fatte le verifiche di carattere contabile, che quindi il predetto affidamento sia comunque contenuto nei documenti, diciamo, di natura finanziaria dell'ente, quindi bilancio, o comunque nelle somme stanziate all'interno del bilancio. Deve essere introdotta la questione se, diciamo, che un bene, un servizio che è stato inserito nella programmazione biennale o annuale, perché comunque sapete che per quanto riguarda i servizi devono essere contenuti nella programmazione superiore, oltre i 40.000 euro, per quanto riguarda invece i lavori devono essere contenuti nella programmazione se riguardano i lavori che superano i 100.000 euro. Quindi questi sono elementi importanti. Ecco, altra questione, io vi ho ipotizzato anche la procedura fatta tramite ordine diretto, cioè è anche previsto all'interno di questo facsimile che si faccia un ordine diretto sulla piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione. Ecco, su questa cosa teoricamente io un suggerimento che vi do è fate sempre la verifica del DURC. È vero che la piattaforma dovrebbe già fare lei queste verifiche, però comunque a me è successo in qualche situazione, non sempre, ma è successo di rado che comunque avessi provveduto a fare l'affidamento e poi il DURC non fosse regolare. Quindi io questa è una di quelle verifiche, comunque, anche se faccio un ordine diretto, nel momento in cui faccio la determina, prima di fare la determina, faccio comunque la verifica del DURC per l'affidamento. Questo anche per evitarsi poi di fare in caso di pagamento l'intervento sostitutivo, che è una procedura abbastanza complessa per pagamento direttamente all'INPS, all'INEA di riferimento o cassa IVA. La determina contrarre, anche questa è una bozza di determina contrarre che ho ipotizzato tenendo conto di tutti gli elementi che abbiamo riassunto prima, quindi le procedure che sono state fatte, dare notizia praticamente di come è stato, quando si arriva a produrre la determina contrarre, diciamo che gli operatori sono stati già individuati. Quindi all'interno della determina contrarre, se vi ricordate, uno degli elementi era quello di dire date conto della procedura che è stata fatta per arrivare all'emissione di questo provvedimento. Quindi se avete fatto una manifestazione di interesse, se vi avete fatto un'estrazione dal vostro albo fornitori, la modalità di estrazione che avete fatto, cioè tutti questi elementi devono essere contenuti. Altra questione molto importante che deve essere contenuta nella determina contrarre è comunque i contenuti essenziali, quindi il fine che ha il contratto da perseguire, l'oggetto del contratto, il contratto come viene stipulato, se tramite contratto pubblico, se tramite scrittura privata registrata, se tramite documento di stipula, cioè gli elementi essenziali devono comunque essere contenuti all'interno della determina contrarre. Devono essere indicati i valori a base d'asta, devono essere indicate come viene eseguita questo tipo di procedura, questa procedura di telematica, quale strumento utilizza, quindi individuato qual è lo strumento digitale che utilizzate per fare questa procedura. Vabbè, naturalmente il CIG, l'importo. Ed infine sempre che comunque dare conto della programmazione, quindi per quegli importi che vi dicevo prima, se è soggetto alla programmazione, se non è soggetto alla programmazione, una delle modifiche che è stata fatta con il decreto semplificazione è stata che comunque potevano essere fatte delle procedure anche in assenza della programmazione di cui è l'articolo 21 del codice degli appalti, tenendo conto che questa procedura dovrebbe essere stata comunque regolarizzata successivamente nei 60 giorni all'emissione del contratto, diciamo dell'emissione del decreto legislativo di semplificazione. Quindi è stato possibile fare questo tipo di procedure anche se non previste nei documenti di programmazione dell'ente, a condizione che questa programmazione sia stata sanata nei 60 giorni dall'emissione della, diciamo, della,
la legge di semplificazione, decreto e poi legge di conversione. E poi naturalmente devono essere indicate tutte le, allora, i riferimenti finanziari, li abbiamo detti, e devono essere anche indicate tutte le modalità di pubblicazione che devono essere fatte sia per quanto concerne l'articolo 29 del decreto legislativo che quanto concerne la norma diciamo, il decreto legislativo 33 sull'amministrazione trasparente. Direi che abbiamo finito questa presentazione. Scusate, mi sono dimenticata, ho messo anche un avviso di aggiudicazione, che è praticamente l'avviso che deve essere prodotto conseguentemente all'aggiudicazione della commessa, e quindi a parte il discorso della pubblicazione, la determina dell'amministrazione permanente di aggiudicazione, ma deve essere fatta comunque anche la comunicazione di avviso di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 29 nelle comunicazioni che devono essere fatte diciamo, ai partecipanti 29 e 76, perché anche il 76, comunque l'articolo 76 del codice dei contratti prevede quelle che sono le comunicazioni che devono essere fatte all'interno della gara. Quindi queste sono, diciamo, la documentazione che ho cercato di riassumere per quanto riguarda i compiti del RUP. Non ho praticamente introdotto tutta la parte sugli stati d'avanzamento, sui certificati di pagamento, perché la prossima settimana ci sarà sostanzialmente un altro mio webinar che tratterà proprio nello specifico la questione degli stati di avanzamento, di adeguamento dei costi Covid e quant'altro, quindi e tutti gli adempimenti a cui è sottoposto il RUP, il direttore dell'esecuzione, per la quantificazione diciamo, degli appalti pubblici, quindi i pagamenti e quant'altro, con le modifiche introdotte sostanzialmente dal decreto e dalla legge di conversione. A questo punto io passerei magari a rispondere alle domande, visto che abbiamo ancora qualche momento di tempo. Allora, un piano triennale senza l'indicazione del RUP è corretto? Allora, il piano triennale senza l'indicazione del RUP non si può neanche fare, perché è il RUP che compila il piano triennale, nel senso che compila il piano triennale, il piano annuale, che lo carica sostanzialmente sul sito dei contratti pubblici, che è quello che ha sostituito l'osservatorio regionale. Quindi il RUP deve essere individuato a monte, perché per poter inserire l'opera lui deve compilare le schede che dovranno poi essere ratificate comunque con i documenti di bilancio che vengono approvati dal Consiglio e nel DUP che viene redatto dalla stazione appaltante. Quindi è assolutamente il RUP deve essere individuato prima della fase di programmazione, cioè quando si decide di fare un'opera nella programmazione triennale o un servizio, si deve già sapere chi è il RUP, perché deve compilare le schede per quanto riguarda la programmazione. Nell'articolo 31 si parla di individuazione anziché nomina, proprio per dare carattere diverso rispetto alla nomina. E comunque, che sia individuazione, che sia nomina, comunque deve essere, ai sensi dell'articolo 31, deve essere fatto comunque un provvedimento che individua e che nomina il RUP, diciamo, della stazione appaltante per quel tipo di commessa o genericamente. Io vi faccio l'esempio, nei comuni dove sono io, che sono dei comuni molto medio piccoli, cioè il RUP è sempre lo stesso, quindi diciamo che è stato fatto un provvedimento diciamo, dal responsabile del personale, in alcuni casi dal sindaco, se non c'è un responsabile del personale, che stabilisce che per tutto ciò che riguarda i lavori pubblici e i servizi di competenza di quell'ufficio, di quell'unità organizzativa, sono in capo diciamo, al responsabile del servizio, nonché il responsabile unico del procedimento. In piccolo comune senza figure dirigenziali come RUP, dipendente di ruolo, va scelto prioritariamente in capo area non tecnico, ma responsabile dell'area tecnica, segretario comunale o uno o più istruttori tecnica senza posizione organizzativa.
Allora, deve essere individuato sicuramente su un dipendente di RUP, di un dipendente di ruolo, scusate. Quindi che può essere dello stesso settore o comunque può essere anche di un'altra area o può anche essere il segretario. Se poi si tratta di competenze in materia di lavori pubblici, deve avere comunque una professionalità di tipo tecnica e quindi se è individuato nel segretario comunale o in un altro funzionario, questo può avvalersi comunque di può avvalersi di un supporto al RUP. In alcuni casi il RUP viene individuato anche senza una posizione organizzativa, l'importante è che abbia, diciamo, capacità tecnica o se non ce l'ha, che sia comunque un dipendente di ruolo. Poi mi dipende un po' sempre dall'organizzazione interna, dal regolamento organizzativo del comune, dell'ente. La non obbligatorietà di pubblicazione per i contratti sotto soglia è permanente? Allora, la pubblicazione, per quanto riguarda i lavori fino a 40.000 è il 31-12. L'unica questione pe permanente che è stata fatta è relativamente alla sottoscrizione del contratto che deve essere fatta entro, entro i 60 giorni dalla pubblicazione. E poi ricordatevi sempre che i contratti sotto soglia, parliamo sempre dei 40.000, perché poi dai 40 ai 75, dai 40 ai 150, comunque ci sono tutti gli cioè, ci sono sempre per tutti gli adempimenti dell'amministrazione trasparente, ma poi per quegli altri ci sono anche per le procedure di gara gli adempimenti dell'articolo 29 e 76 del codice. Qual è la ratio che sottende alla pubblicazione per i sottosoglia della determina di avvio della procedura e non di tutti gli altri soggetti? Qual è la ratio che sottintende per il sottosoglia la determina di avvio della procedura? Allora, fermo restando che l'avvio della procedura ce l'abbiamo solo che è stata sospesa e quella fino a 40.000 euro, quindi per quanto riguarda lo stesso discorso che facevo prima, se parliamo di affidamenti che sono superiori alla 40.000 euro, comunque sappiate che ci sono gli adempimenti dell'amministrazione trasparente e comunque gli adempimenti della 9. Con incarico se può essere nominato RUP. Questa cosa della nomina di RUP, allora io vi dico questo. A me è successo, nel senso che io sono nominato RUP e sono un dipendente, diciamo, in convenzione o comunque anche a scavalco, però perché all'interno, dell'ente non c'è nessun dipendente di ruolo, quindi se il 110 è l'unico dipendente che c'è per quell'ente, quindi non vedo altra possibilità. Se invece ci sono altri dipendenti di ruolo, sostanzialmente il 110 potrebbe fare da supporto, sostanzialmente, ma il RUP dovrebbe essere un dipendente di ruolo della pubblica amministrazione. Allora, progettista interno alla stazione appaltante può validare il proprio progetto? Allora, questo discorso della validazione all'interno della stazione appaltante, c'è tutta la definizione che è prevista da, diciamo, la norma che stabilisce il regolamento, l'articolo, credo sia l'articolo 26 forse, per quanto riguarda le validazioni, sono ricordo bene. Sappiate che comunque può validare un progettista un suo progetto solo se all'interno, diciamo, della stazione appaltante c'è una struttura organizzativa certificata ISO, e comunque le disposizioni vengono definite sui termini di validazione degli importi. Quindi la validazione da parte di un progettista interno è comunque una validazione che deve sottendere alle normative, alle disposizioni,
specifiche della, diciamo, della normativa sulla validazione sostanzialmente. Per sicurezza è possibile derogare al principio di rotazione allora, per affidamenti anche pluriennali di importo inferiore a 5.000 euro? Allora, il principio della rotazione l'abbiamo trattato quando abbiamo trattato gli affidamenti sotto soglia, quando ho fatto diciamo, il webinar sugli affidamenti sotto soglia. Allora, io personalmente, se faccio degli appalti pluriennali di servizi, anche se sono inferiori ai 5.000 euro, cerco sempre di farlo eventualmente per più anni e comunque nell'eventualità che devo riaffidare, comunque invito sì l'uscente, ma invito anche, diciamo, faccio una manifestazione di interesse o estraggo dalla piattaforma acquisti in rete più operatori al fine di garantire una maggior trasparenza, una maggior rotazione degli affidamenti, perché comunque, allora sì, è vero che un affidamento comunque pluriennale inferiore a 5.000 euro, però comunque le norme di carattere generale che sono di responsabilità del funzionario che applica la norma, cioè voi poi dovete dare conto della vostra diciamo, procedura applicata e io vi dico che la prima cosa la prima domanda che solitamente mi faccio è: ma se ci fosse una verifica su questa cosa, ho degli elementi oggettivi che mi consentono di giustificare o comunque di supportare il mio operato? Se non ci sono elementi che mi dicono ma che posso giustificare questo tipo di operato, che ho fatto la rotazione o comunque anche ho applicato una deroga sul principio di rotazione, devono essere degli elementi sostenibili, cioè io un consiglio che vi do è di non, cioè comunque di cercare di applicare comunque una procedura che sia coerente e che sia comunque difendibile la vostra posizione, quindi la norma vi dice sì, potete derogare per queste motivazioni, è logico che siamo in un periodo di emergenza, nel senso che se l'acquisizione inferiore a 5.000 euro e magari sono dei prodotti specifici che mi servono per l'emergenza sanitaria, certo, ci sono tutti gli elementi per giustificare questa deroga al principio di rotazione, eventualmente anche un affidamento diretto, perché la norma me lo consente, mi dice, è stata fatta appositamente per gestire questa emergenza, quindi giustamente la faccio, ma se parliamo di procedure ordinarie dove o comunque di servizi ordinari, di forniture ordinarie, io comunque vi esorterei ad applicarlo il principio di rotazione, non a derogarlo sostanzialmente. Allora, il RUP dei procedimenti dell'area tecnica deve essere ingegner capo con posizione organizzativa che può avvalere dei collaboratori ai quali può essere incaricato il RUP un semplice istruttore tecnico comunale. Allora, no, nel senso che il responsabile dell'area può decidere se è un dipendente di ruolo che ha le caratteristiche, può nominare il RUP, può essere comunque un istruttore tecnico con diciamo, la qualifica tecnica necessaria. Tenete conto, non so se l'ho già detto, adesso non mi ricordo, che comunque l'individuazione del RUP che è un provvedimento di nomina, è un provvedimento che per i dipendenti del ruolo non può essere rifiutato. E la cosa che vi dico, che vi suggerisco, è che un responsabile del servizio che debba nominare RUP verifichi solo che abbia le capacità e le competenze tecniche necessarie. Cioè, nel senso, io nomino comunque un istruttore a condizione che abbia le capacità tecniche per la gestione della commessa o del compito che deve svolgere. È disponibile un modo editabile? Allora, io al fondo ho lasciato una mail, se volete documentazione editabile, mi mandate una mail e io ve la giro sostanzialmente. Non c'è nessun problema.
La manifestazione di interesse deve essere preceduta dall'ente amministrazione a contrarre. Allora, la manifestazione di interesse anche preceduta di una determina a contrarre. Io però ve la sconsiglio, nel senso che comunque nella determina a contrarre voi dovreste già aver individuato l'operatore economico da invitare, specialmente per le procedure ne negoziate, perché poi è questo. Quindi io solitamente faccio la manifestazione di interesse e faccio un avviso di pubblicazione per la manifestazione di interesse dove vengono contenuti tutti gli elementi come abbiamo visto prima. Però ne do conto proprio poi nella procedura determina a contrarre. Io non ho mai fatto una determina a contrarre a monte, ma neanche prima della norma della semplificazione dell'individuazione degli operatori economici. Logico che se è una procedura aperta questo problema non si sottopone perché comunque è una procedura ordinaria e non c'è bisogno, viene pubblicata con la determina a contrarre. Ma nel caso in cui si faccia la determina a contrarre, una procedura negoziata, io prima faccio la procedura con tutta la pubblicazione del caso per quanto concerne la manifestazione di interesse e poi procede con la determina a contrarre. Allora. La stazione appaltante è obbligata ad applicare il decreto per gli affidamenti diretti di lavori, comunque applicare l'articolo 36. Allora, diciamo che il decreto 76 e la norma di conversione ti dice sostanzialmente che tu devi rispettare delle tempistiche. Allora, io sono dell'opinione che allora, intanto affidamenti diretti per certi importi, allora io vi dico che ho continuato ad operare secondo le indicazioni del regolamento, degli regolamenti che avevo su servizi e forniture, cioè l'affidamento diretto l'ho fatto solo ed esclusivamente per gli affidamenti fino a 40.000 euro, ma sia per gli affidamenti di sopra i 40.075 di servizi anche fino a 211 o 750 che per quanto riguarda i servizi di carattere dell'allegato 10, che per quanto riguarda i lavori fino a 150.000 euro, ho comunque fatto delle procedure di richiesta di offerta o comunque delle procedure negoziate. Perché il criterio è intanto per un'economicità dell'ente, io faccio una procedura competitiva perché in modo da avere la soluzione più conveniente per l'ente. Seconda cosa, l'importante è voglio applicare l'articolo 36,2. Ok, lo applico, però faccio una procedura negoziata anziché un affidamento diretto, però cerco di rispettare le tempistiche, cioè se io ho 2 mesi per completare la procedura e vi assicuro che in 2 mesi la richiesta di una RDO, eccetera, con la riduzione delle tempistiche, cioè, ci state ampiamente. Quindi personalmente io sto applicando questo, ma perché mi sembra la soluzione migliore dal punto di vista di economicità e di correttezza dell'attività amministrativa che vado ad applicare, perché comunque. Cioè, se io faccio una trattativa diretta, il mio interlocutore sa che è da solo, quindi farà le sue valutazioni. Quindi magari se sa che è in competizione, mi fa un ribasso leggermente più alto, quindi sono in competizione, quindi riesco a, come dire, a spuntare delle condizioni migliori per la pubblica amministrazione che rappresento. Mi serve solo la verifica del DURC prima della determina di affidamento e le altre verifiche. Allora, beh. Un attimo, noi stiamo parlando di affidamento diretto e naturalmente se parliamo poi di lavori e forniture, per cui io quella determina che vi ho dato era riferita all'affidamento diretto che si fa come ODA e come ordine diretto sul MEPA o comunque come affidamento diretto, però superiore ai 5.000 euro, sostanzialmente io faccio anche le verifiche o tramite il SIMOG se si tratta di lavori superiori e forniture superiori ai 40.000 euro e l'agenzia, quindi tramite il SIMOG, agenzia, procura, agenzia delle entrate, casellario,
antimafia, se del caso, il casellario, diciamo, del fallimenti e quant'altro. Quindi non è che io ve ne ho parlato relativamente alle ODA, quindi anche agli importi fino a 5.000 euro, quello che fate direttamente tramite il mercato elettronico. Quindi vi dico sempre, fate comunque la verifica del DURC a priori, anche se comunque quella verifica dovrebbe essere già stata fatta nell'ambito dell'iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Quindi non è che siano derogate, non è che dovete fare solo la verifica del DURC, le verifiche, quelle previste dal SIMO, dalla ViciPAS, dal codice dei contratti vanno fatte comunque. Allora, si potrà avere una lezione sul cronoprogramma dei lavori superiore a 100.000, perché oggi diversi non compilano in maniera comprensibile i ragionieri e i revisori. E questo è il cronoprogramma, cioè non bisogna, cioè, al momento questo ciclo, diciamo, dei webinar è legato al decreto semplificazione, non è legato a quelli che sono come si dice, il codice degli appalti pubblici. Poi fermo restando che dobbiamo poi aspettare l'emissione del regolamento, sostanzialmente del regolamento di attuazione approvato e pubblicato del codice dei contratti. Se non si indica il RUP tramite SITAT, viene sostituito nel ruolo in caso di compilazione del triennale. Questa domanda, scusate, ma non mi è chiarissima. Se non si indica il RUP tramite SITAT, viene restituito in errore in fase di compilazione del triennale. Questa non riesco a comprendere questa domanda. L'individuazione del RUP può essere fatto solamente a monte, o può essere fatto se il RUP è dirigente? Allora, l'individuazione del RUP va fatta a priori su tutte le procedure. Non c'è diversificazione se il RUP è dirigente o non è dirigente per le trattazioni che abbiamo fatto prima, però deve essere comunque individuato indipendentemente. Poi può essere il dirigente, il responsabile del servizio, che può anche essere individuato come RUP, però deve essere comunque sempre indicato, deve essere sempre fatto. Grazie mille, ma gli schemi, dov'è possibile, a quali schemi vi riferite? Perché al fondo delle slide gli schemi delle determine ci sono stati inseriti. Poi, come ho detto prima, se avete necessità di avere i Word, mi mandate una mail e io ve li giro. In caso di riserve dell'appaltatore, consigli e confronti diretti con l'impresa? Allora, la questione delle riserve è comunque un argomento che deve essere trattato secondo quello che in questo momento si applica ancora alle vecchie disposizioni del DPR 300, del DPR 207. Quindi bisogna fare tutta la procedura che compete alle riserve, nel senso che se sono state messe sugli stati di avanzamento delle riserve, deve essere acquisita la relazione del direttore dei lavori sulla questione delle riserve. Poi, il RUP, analizzate le controdedizioni del direttore dei lavori, può accogliere o non accogliere le riserve, ma dovete fare la procedura. Termine ultimo con diciamo, le riserve, la questione conseguente alle riserve, eccetera. Poi ci sono gli accordi bonari, che sono quelli che dovrebbero risolvere la questione della procedura di gara. Però le riserve non è che cioè, possono essere fatti, cioè in caso di, come dire, di applicazione delle riserve, si possono comunque fare dei verbali alla presenza della direzione dei lavori, dove l'impresa diciamo, esplica la motivazione delle riserve. Io solitamente vi consiglio di fare comunque, quando avete l'esplicazione delle riserve sullo stato d'avanzamento, di farvi avere una relazione da parte del direttore dei lavori per valutare, diciamo, innanzitutto quali sono, quale,
se ci sono possibilità di accettazione o di respingimento delle riserve, perché poi comunque questo provvedimento, acquisita la relazione del direttore dei lavori, è comunque in capo al RUP, come anche la definizione dell'accordo bonario, che poi deve essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione per l'eventuale sottoscrizione. Cioè, per importi fra 40 e 75 non procedere all'affidamento diretto, ma va bene la richiesta di offerta di più soggetti. No, allora. Cioè, fino a 75.000 per i servizi e fino a 150.000 potete procedere con affidamento diretto, perché è una delle modifiche che ha fatto la norma sulla semplificazione. Quello che vi ho detto è, io personalmente, ma perché non c'è una concorrenza, a meno che abbiate fatto a monte un'indagine di mercato e l'affidamento diretto venga nei confronti della persona che vi ha fatto l'offerta migliore, a quel punto potete fare l'affidamento diretto, però fate comunque a monte una verifica dell'indagine di mercato, cioè nel senso che io l'affidamento diretto lo faccio, però anche sui set, non lo faccio per esempio sui lavori, non faccio un affidamento diretto sui lavori, faccio comunque una richiesta di offerta e anche a volte sui servizi, sulle forniture faccio una RDO sul MEPA, nel senso perché diciamo è la mia indagine per ottenere il prodotto migliore che assorbe le mie, come dire, le mie esigenze sostanzialmente. Quindi voi potete fare l'affidamento diretto, quello che vi dico è fate un'indagine di mercato su questa cosa qua, in modo che sappiate che quello che andate ad affidare direttamente è la condizione di mercato più favorevole alla stazione appaltante. Sotto i 40.000 euro posso affidare un servizio tecnico di ingegneria e progettazione ad un professionista di cui mi fido ciecamente per il suo curriculum e per il non per il comune della stazione appaltante, acquisendo parametri preventivi di professionisti reperiti online, ma dei quali non ho esperienza diretta con le proprie capacità tecniche in campo. Allora, intanto l'affidamento diretto del servizio tecnico, quindi l'affidamento, l'incarico fiduciario, come si dice, poi potete. Allora, potete comunque darlo, deve essere comunque la vostra valutazione di affidamento diretto o di incarico fiduciario che viene dato sostanzialmente per un servizio tecnico, deve essere comunque motivato, cioè se io decido di dare un affidamento diretto per la progettazione di un collettore fognario, allora posso dare un affidamento diretto perché magari nel curriculum dell'ingegnere che mi fa questo affidamento, a cui voglio fare l'affidamento, è un ingegnere che ha progettato tantissime fognature. Altro aspetto molto importante che vi dico, guardate che quando date degli incarichi fiduciari a dei professionisti esterni, che siano professionisti che oltre alla competenza tecnica siano dei professionisti che abbiano già gestito le commesse pubbliche, quindi abbiano esperienza in materia di direzione dei lavori, diciamo, di corrispondenza, di adempimenti nei confronti dell'impresa, della stesura delle perizie, perché dare faccio un esempio stupido, un affidamento, un incarico fiduciario per la realizzazione di una fognatura ad uno studio professionale che ha sempre costruito solo ed esclusivamente fognature per commesse private, diventa abbastanza azzardato, perché comunque vuol dire che il RUP deve avere ben chiara qual è la competenza del direttore dei lavori per un'opera pubblica, perché il professionista che non si è occupato di commesse pubbliche, della gestione di cantieri pubblici, difficilmente riesce a fare gli atti, diciamo, di direzione dei lavori che possono governare l'esecuzione di tutto l'intervento. Ricordatevi sempre che voi comunque siete il RUP, è comunque responsabile di tutta la commessa e di tutte le verifiche. Se avete un direttore dei lavori che non sa quali sono i limiti di una perizia, che non sa quali sono i limiti di un
contratto di subappalto e come si svolge, che non sa la consegna dei lavori a chi deve farla, la notifica agli enti che deve essere fatta, se ci sono le riserve, se non sa come, cioè. Ecco, questi sono degli aspetti che vanno valutati, si può dare questo incarico fiduciario, deve essere motivato perché il curriculum, i lavori eseguiti, eccetera, però naturalmente ricordatevi sempre che gli incarichi fiduciari non devono tener conto anche della rotazione, non è che l'incarico fiduciario vada sempre allo stesso professionista, no, ci devono essere più professionisti, quindi l'incarico fiduciario motivato, quindi quando fate la determina di affidamento diretto, motivata sulla presenza di un curriculum, esperienza di commesse pubbliche e quant'altro, se è la prima volta che fa un lavoro per quell'ente, certo che posso dare un incarico fiduciario, è consentito comunque l'incarico fiduciario. Per incarichi professionali di ingegneria oltre 5.000 euro, vale l'obbligo del MEPA? No, nel senso che voi potete utilizzare diverse piattaforme e strumenti elettronici, quindi non è che siete obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente il MEPA, ma dovete potete utilizzare anche altre diciamo, piattaforme telematiche, se avete una piattaforma in uso, se avete la piattaforma regionale, insomma, potete utilizzare diverse, potete anche fare gli incarichi fiduciari, può essere anche fatto una, come dire, una corrispondenza tramite posta elettronica certificata, quindi potete fare questo tipo di affidamento, potete darlo così. Nel CIG è obbligatorio a prevedere anche l'importo massimo previsto nei documenti di gara per le eventuali modifiche o varianti? No, allora il CIG deve essere chiesto per il valore del contratto. Non è possibile prevedere praticamente per le eventuali varianti. Cosa importantissima è che voi dovete prevedere nei documenti di gara comunque la possibilità di fare delle varianti. Allora, due sono le cose importanti che dovete sentire. Allora, il CIG deve tener conto solo del valore dell'effettivo appalto. Il CIG deve essere chiesto tramite SIMOG e non come Smart CIG, tenendo conto quindi della procedura se farlo con Smart CIG o SIMOG, quindi oltre i 40.000 euro, se prevede delle ripetizioni. Quindi se il valore delle ripetizioni mi fa aumentare quello che è l'importo rispetto ai 40.000 euro, io chiedo il CIG con il SIMOG e non perché c'è questa possibilità di ripetizione. Per quanto riguarda invece le procedure di gara, ricordatevi che importanti sono due cose. La prima è che dovete prevedere nei documenti di gara, quindi lettera d'invito, bando, la possibilità di fare eventuali perizie, e magari se lo mettete anche nel capitolato speciale d'appalto non è che ci sta male, anzi ben venga, dovrebbe esserci sempre la possibilità comunque delle varianti di cui all'articolo 106. Come altra cosa importantissima è che nelle lettere d'invito, nelle trattative, negli ordini diretti, nelle offerte, chiedete sempre di esplicare se intendono avvalersi del subappalto. Perché se non è indicato al momento dell'offerta la possibilità di fare subappalto, voi non potete autorizzarli. Ok? Questo è importante.